intrascinarci nelle emozioni. E le emozioni non solo non sono finite, ma stanno per aumentare. Come ogni volta quando si arriva verso sera, e stasera il cielo di Udine ci sta regalando un momento di pace, sembra che non piova, forse. Noi stasera stiamo per chiudere questa 94esima adunata salutando al passaggio la grande sezione ospite di questa adunata. Abbiamo raccontato più volte durante questa giornata come questa sia stata la adunata di tutto il Friuli Venezia Giulia, di come gli udinesi ci tengano a coinvolgere nella festa tutti i Fradis Furlan, ma c'è un fatto, la adunata è la adunata di Udine, la sezione di Udine si è spesa, la sezione di Udine è qui a chiudere la adunata e a raccogliere il saluto di tutti i presenti, gli udinesi che sono venuti a salutare gli alpini di Udine, tutti gli alpini d'Italia che sono rimasti fino adesso per salutare i fratelli che li hanno ospitati. Sarà l'ultimo segnale di questa adunata che poi si concluderà grazie all'intervento delle autorità militari con le cerimonie della bandiera e del passaggio della stecca, ma io invito tutti a non risparmiare applausi e incitamenti a questi uomini che stanno per sfilare. Vi avviso che saranno parecchi perché la sezione di Udine è già una grande sezione e come sempre quando è la sezione organizzatrice a scendere in campo fanno andare, i titolari non esistono più, ci sono tutti, ci sono le prime, le seconde, le terze riserve, quindi avremo sicuramente 8-10 mila persone a sfilare dietro lo striscione dell'Associazione Alpini Sezione di Udine. Questi sono i giovani che portano gli striscioni. Queste sono le nostre donne alpine, quelle che fanno parte della famiglia da sempre e che da un po' di tempi qua ci danno punti anche nelle imprese sportive e nelle imprese operative. E dietro qui abbiamo i veci della fanfara della Giulia. Abbiamo i veci della fanfara della Giulia che stanno, come dire, catalizzando dietro di loro i giovani della fanfara della Giulia. Qua bisogna spendere senza dubbio una parola, è una parola lunga perché, sapete, trovare veci e boccia accomunati in una fotografia così lunga e così bella non è da tutti i giorni. Davanti a voi il capo musica sergente maggiore Mercorillo ha fatto schierare la fanfara, si avvicinano i mazzieri, coloro che scaglione per scaglione hanno fatto la fanfara della Giulia, e poi dietro il maresciallo capo musica e poi lo stuolo dei tamburi. Qualcuno ci ha detto che sono più di 200 oggi, 200 vecchi musicanti della fanfara della Giulia che hanno voluto ritrovarsi nella loro casa e il vecchio mazziere affianca il giovane. Il vecchio mazziere affianca il giovane. Gioventù, gioventù come le Audi, non si ciate in nessun luogo. Guardate la manovra, i veci in boccia, come in un tridente, tridente d'attacco, si uniscono, s'avanzano, si intonano. Immagine straordinaria,
irripetibile. Questa è la foto degli alpini alla 94esima adunata nazionale. Questa è la foto della città di Udine. Questi sono i frati Furlans. E il vecchio maestro affianca il giovane maestro. E con loro ci sono i simboli di chi oggi non c'è più. Betus Angelo di Artegna. Gerussi Claudio di Casacco. Catarina Angeli di Pozzuolo del Friuli. Marco Pietro Giacomo. Vittorio Nascimben, Claudio Ceolin, Andrea Di Benedetto, Moreno Goi, Franco Puzzolini. I loro cappelli sfilano accanto allo strumento che hanno sempre suonato, Beci e Boccia. Chi c'è stato, chi c'era, chi c'è e chi ci sarà? Fanfara, Brigata, Alpina, Iulia! Vessillo della sezione di Udine. Con le sue medaglie, con la testimonianza del valore della gente del Friuli. A fianco a lui il presidente e il 45esimo comandante della Brigata Alpina Iulia, il sottufficiale di corpo. La continuità storica, ieri, oggi, domani, il consiglio direttivo, le glorie e le armi di tutti quei volontari, quelle associazioni di categoria, quelle associazioni economiche che hanno sostenuto questa nostra adunata. È qui che cominciano le commozioni. Grazie Presidente, grazie al Comandante della Iulia per tutto quello che rappresenta per Udine, ma grazie al Signor Sindaco e grazie a tutti voi che avete lavorato per questa adunata. Grazie, grazie, grazie. Perché, vedete, abbiamo salutato durante tutta la adunata il passaggio degli amministratori, il passaggio dei sindaci non alpini, e me ne scusi noi fratelli alpini, ma è talmente bello vedere un territorio così pervaso della comprensione di che cosa siano gli alpini. E se non lo sa Udine cosa sono gli alpini, non lo può sapere nessuno, nessuno come il Friuli. Eravamo ragazzi, era il 76, eravamo già qua, siamo tornati nell'83, nel 96, è sempre la stessa terribile emozione vedere questo territorio, questa gente, vedere la forza di questo paese, di questo territorio che per ultimo abbiamo annesso all'Italia Unita. C'è voluta la terza guerra di indipendenza, che chiamiamo prima guerra mondiale. Noi siamo nazione da allora, da quando abbiamo incorporato questi territori. È per questo che quando siamo qui ci sentiamo in qualche modo ancora più italiani e ancora più alpini. E il fatto di vedere il comitato organizzatore seguire direttamente il consiglio e tutti
seguire le intonazioni del coro vuol dire per tutti voi che siete qui avere la prova provata che un territorio come il Friuli e una città come Udine hanno nel cuore gli alpini e la loro tenacia, gli alpini e la loro disponibilità, gli alpini e la loro serietà, gli alpini e la loro inappuntabilità, gli alpini e la loro voglia sì di festeggiare, ma di essere seri rappresentanti di una tradizione che posa le sue radici negli uomini e nelle donne che abbiamo visto sfilare oggi. Oggi come ieri, e a proposito di rievocazioni, qui andiamo da tutte le uniformi storiche, da quelle lontane che abbiamo visto nella Baldoria e a quelle della guerra d'Africa, a quelle della prima guerra mondiale, a quelle delle seconde campagne d'Africa, ma non ci sono solo gli alpini, ci sono anche gli altri soldati che in questo paese hanno rappresentato il senso dello Stato, dell'appartenenza a una nazione che è Stato, che è Repubblica e che è vera democrazia, perché rispetta i valori e rispetta soprattutto i doveri. Qui siamo tra gente che sa benissimo cosa sono i doveri e sa benissimo che il suo diritto finisce dove finisce il diritto e comincia quello di qualcun altro. Ma noi sappiamo qual è il nostro dovere. Il nostro dovere è servire. E questi, i gruppi della sezione di Udine, in un territorio che ha potuto provare sulla sua pelle cosa significhi la fratellanza alpina, che ci ha reso veramente orgogliosi di essere alpini per essere passati più volte da Udine, questi gruppi, questo territorio è la dimostrazione che chiunque ci voglia in qualche modo fermare non potrà farlo, perché gli alpini fanno parte del tessuto sociale di questa patria che non è solo un paese, non è nemmeno solo una nazione. È una patria, e per gli udinesi questa patria è una patria che conta ancora di più per quanto l'hanno voluta. Ciao Udine, il focolare della famiglia, il focolare degli alpini, ha tanto del focolare friulano, del focolare furlan, ha tanto di quell'essere sempre e ovunque insieme, nell'essere sempre e comunque legati uno per l'altro. L'altro per quell'altro e un altro ancora ad aiutare il terzo. Grazie alpini di Udine. Oce bielcia stella Udi, oce biele gioventù. Ragazzi, venite. Venite a darci una mano a raccontare questi passaggi con la marilenga e con la lingua friulana, che è una lingua a tutti gli effetti e che noi riconosciamo come tale. Qualche parola ci sfugge, ma permetteteci almeno di dire mandi Fradis. Non c'è stato paese, non c'è stata comunità, non c'è stata strada che non abbia esposto tricolori e motti inneggianti agli alpini. Che tu arrivassi dalla Carnia, dal Veneto, dal Veneziano, dal Triestino, abbiamo trovato inni rivolti agli alpini e parole di benvenuto. Udine si è vestita di tricolori e le vetrine hanno fatto a gara per testimoniare la radicatissima tradizione alpina della gente friulana. Certo, quello che hai fatto e dato non sarà mai dimenticato. Mandi Enzo, grande organizzatore,
grandissimo organizzatore del Giro d'Italia e non solo. Il suo cappello sfila oggi, mancato troppo presto per noi, lo ricordiamo in sfilata con lo striscione e il cappello. Mandi Enzo, guardaci da lassù e continua a fare in modo che lo spirito degli alpini friulani voli alto come le aquile. Udine! 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 Forza con un po' di coraggio! Udine! Udine! Oh, adesso vi si sente! Avete fatto tanto! Non potete lasciarci adesso! Udine! All'unisono, tutti insieme con chi guarda! Udine! E ce lo godiamo questo finale di sfilata, perché ci sentiamo davvero una grande famiglia! Siamo la grande famiglia degli alpini e questi ragazzi che si sono presi la pioggia venerdì se la sono presa al mattino e al pomeriggio, se la sono ripresa oggi, meritano tutta la nostra considerazione. Sono ragazzi di famiglia, sono uomini e donne che a casa hanno qualcuno e hanno bisogno della nostra solidarietà. Noi ci siamo! Udine, Udine con i suoi settori, Udine, Udine con le sue glorie, Udine, Udine con il suo castello, Udine, Udine con la sua bellezza, con la sua aria domestica, con la sua raffinata capacità di far sentire tutti a suo agio, vicini nella gioia, uniti nella prova e quante volte rischierandovi come uomini in armi di rientro dalle missioni all'estero, avete sentito in piazza, avete sentito il calore della gente friulana. Quando parlava dei ragazzi che hanno preso l'acqua, quando parlava dei ragazzi che sono qui, parlava dei nostri soldati in armi per i quali voglio un applauso infinito. Questi ragazzi. In tanti anni di commenti, lasciatemi dire che è un privilegio quello di poter vedere di nuovo, dopo tanti anni, la Udine Alpina sfilare su queste vie, davanti a queste zolle di terra del castello, in mezzo alla gente friulana. Ricordo e vorrei qui con me, chi c'era qui con me, nel 96, quando con me c'era Furlano Doc, c'era Bruno Pizzu con me ad aiutarmi a commentare Udine. Saluto Bruno dovunque tu sia, so che saresti commosso come allora e so che come te sono commossi tutti quelli che sono transitati da queste strade, da questi luoghi, da questi veri e propri simboli dell'Italia vera, dell'Italia che ha voluto essere Italia, dell'Italia che ha meritato di essere Italia e che merita tutti i giorni di essere Italia, perché conquistare qualcosa
vuol dire lottare per mantenerlo. E noi rappresentiamo oggi una forza di pace che non ha mai avuto paura di essere forza di difesa, che quando ha dovuto lottare per portare anche Udine e il Friuli nel nostro grande mondo italiano e farla diventare la patria di tutti noi, lo ha fatto. Erano gli antenati nostri, vostri, di questi ragazzi, nostri, di chi le armi le ha usate una quarantina di anni fa e anche prima. Eppure siamo la stessa forza, siamo un'associazione d'arma, siamo l'associazione che rappresenta gli uomini che hanno fatto unita questo paese, che hanno reso l'Italia una patria. E se siamo una famiglia, e se siamo una famiglia alpina, è perché condividiamo questi valori, perché questi valori li abbiamo imparati sulla nostra pelle, perché non c'è modo per apprezzare la famiglia come imparare a occuparsi delle famiglie degli altri, come imparare a occuparsi della difesa degli altri, come fare dei sacrifici per gli altri e scoprire che qualcuno li ha fatti per noi. Ma come si può pretendere che capisca cos'è un sacrificio chi non ha mai, mai, mai sacrificato niente e ha solo gettato fango intorno a sé? Non si può. Noi, uniti per donare, siamo capaci di donare noi stessi, ore di lavoro, sangue, organi. Ma ci rendiamo conto, siamo un'associazione d'arma, qualcuno ama definirci stranamente con nomi che non ci competono, ma noi facciamo lo 70% delle donazioni di sangue, il 70% delle donazioni di organi. Nell'Aido ci sono più alpini che medici. Questi uomini di Udine rappresentano una terra dove nessuno mette davanti il suo interesse a quello del fratello. Se si può, si va avanti assieme, se no si aspetta quello dietro, non lo si calpesta per passargli davanti. È vero o no? Sembra una cosa facile, ma non è una cosa così facile. Non è una cosa che sanno tutti, anche se scrivono, parlano e rilasciano interviste. Non sanno un accidente, non hanno mai fatto niente per gli altri. Questi uomini sì, questi uomini hanno ricevuto tanto perché hanno dato tanto, perché quando uno impara a dare, anche ricevere poco è sufficiente, ma prima bisogna dare, non pretendere. Gli alpini di Udine, che sanno cosa vuol dire avere i fratelli che vengono in tuo soccorso, ma sanno anche cosa vuol dire andare in soccorso dei fratelli. E non hanno mai preteso che gli altri li aiutassero, ma li hanno accettati, a patto che quando toccasse a loro si potesse rendere il lavoro e la fatica. Ricordatevi, chi semina raccoglie anche se ci dovessero bruciare il raccolto. Gli alpini in Italia hanno seminato per ormai 100 anni e alla faccia di tutti raccoglieremo il frutto di tutto questo. E se ci lasceranno aiutare i nostri giovani, se ci lasceranno continuare a prolungare i nostri simboli e le nostre tradizioni, queste bandiere, che sono le bandiere che rappresentano gli anni della fondazione del Corpo degli Alpini, diventeranno ancora di più e saranno i giovani a portarle, perché noi vogliamo che siano i giovani a imparare cosa vuol dire essere un alpino. Grazie Udine! Grazie! Diventa davvero difficile riprendere, perché l'emozione è tanta, l'emozione è davvero altissima. Vedere le bandiere che testimoniano gli oltre, anzi i 150 anni delle truppe alpine,
vedere quello striscione che ci dà la rivederci nella terra vicentina per il 2024, pensare che tutto questo sta volgendo al termine è davvero una grande emozione. È un'emozione che ci coinvolge perché sono i ricordi, è la storia, sono le nostre vite familiari. Ma noi, grati alla città di Udine, grati alla regione Friuli Venezia Giulia, grati a questo magnifico mondo che ci ha accolto e coccolato, siamo pronti per cedere il testimone a chi condurrà la cerimonia ufficiale di passaggio della stecca. È il momento conclusivo, è il the end.
anche dall'altra parte, thank you.
saranno il sindaco. Autorità, gentili ospiti, signore e signori, buonasera. Terminata la sfilata con la cerimonia del passaggio della stecca e della maina bandiera, si concluderà ufficialmente la 94esima adunata nazionale degli alpini che avevamo inaugurato venerdì mattina con l'alzabandiera in Piazza della Libertà. Invitiamo a prendere posto al centro dello schieramento i sindaci di Udine e Vicenza e i presidenti delle sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini di Udine e di Vicenza.
prende la parola il sindaco di Udine, dottor Alberto Felice De Toni. È con un pizzico di emozione che vi porto i saluti del sindaco di Udine, del Friuli, del Friuli Venezia Giulia, e vi porto ovviamente tutti i ringraziamenti che vanno posti all'Associazione degli Alpini, a tutta l'arma degli Alpini, perché ho capito che sono gli Alpini in servizio, inermi, gli Alpini in congedo. Per noi è stata una grandissima manifestazione di gioia, di affetto verso gli Alpini, per quello che hanno fatto non soltanto in anni, ma anche per quello che hanno fatto poi a partire dal terremoto. Non mi dilungo tanto, io ringrazio tutte le autorità, ringrazio il nostro presidente della regione, ringrazio il generale degli Alpini, Ignazio Gamba, ringrazio il presidente Sebastiano Favero, ringrazio il prefetto. E ringrazio il questore, ringrazio anche il generale Carabinieri che sono qui con noi e tutti quelli che hanno contribuito, la protezione civile e tutti quanti gli altri, mi scusi se dimentico qualcuno. È stato un grande evento, una grande gioia e siamo ovviamente contenti di consegnare la staffetta, la stecca alla città di Vicenza e io mi prenoto già di venire l'anno prossimo perché è troppo bello. E quindi grazie a tutti, viva gli Alpini, viva Udine, viva il Friuli, viva l'Italia! Prende la parola il presidente della sezione dell'Associazione Nazionale Alpini di Udine, Alpino Soravito De Franceschi. Buonasera a tutti, grazie, grazie Udine, ma grazie a tutte le sezioni e i gruppi che hanno sfilato oggi, seppur sotto la pioggia. Ringrazio di cuore il presidente della regione del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, che veramente senza la regione, ma senza il comune questo, non si avrebbe potuto fare. Grazie comandante del corpo delle truppe alpine, Ignazio Gamba. Ringrazio anche il signor prefetto per la collaborazione, il signor questore, il presidente del Consiglio regionale Bordin. Ringrazio il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Udine. Ringrazio tutti coloro che in qualche modo hanno fatto sì che questa adunata si potesse svolgere nel modo migliore. Ringrazio ovviamente il sindaco di Vicenza, la sezione di Vicenza, l'amico Lino, grazie della vostra presenza. È stata veramente una grandissima adunata, una adunata in cui noi abbiamo voluto che tutta la regione Friuli Venezia Giulia, tutte le comunità potessero gioire di questa festa, di questa manifestazione, iniziando ricordando chi è andato avanti, perché è nostro dovere e il nostro compito non dimenticare, come sta scritto sulla colonna mossa, sull'Ortigara. Grazie, veramente grazie di cuore a tutti quanti. Ci ha un po' sorpreso, oppure abbiamo voluto anche un po' di pioggia per lavarci via il Covid, per lavarci via tutto quello che noi non siamo capaci di fare. Anzi, ci serve tutto questo per poter continuare, per poter fare, per poter continuare a lavorare per le comunità e per tutti coloro che hanno bisogno. Tutti chiamano gli Alpini, tutti vogliono bene agli Alpini per quello che fanno, per quello che sono e ovviamente perché dietro gli Alpini c'è una grande comunità, c'è una grande famiglia. E quindi grazie,
grazie veramente a voi che avete voluto assistere fino all'ultimo momento questa grande e importante adunata, 94esima adunata degli Alpini. Siamo fieri di voi che anche sotto la pioggia avete voluto essere presenti, applaudire tutti coloro che passavano al loro passaggio. Vi ringrazio di cuore. Grazie, viva l'Italia, viva l'Associazione Nazionale Alpini e viva tutti quanti noi e in modo particolare Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia. Si procede ora al passaggio della stecca tra il presidente della sezione dell'Associazione Nazionale Alpini di Udine e il presidente della sezione di Vicenza per suggellare lo scambio di consegne per la 95esima adunata nazionale. Prende la parola il sindaco di Vicenza, dottor Francesco Rucco. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte le autorità civili e militari. Una buonasera ad Udine, grazie per l'accoglienza che avete dato a tutti gli alpini, ma anche a tutti noi. Grazie di cuore veramente. Fatevi un applauso perché credo, sindaco, che la sua città ha dato una grande prova, nonostante il meteo, e mi sento di fare una promessa, quella di garantire il sole il prossimo anno. Mi sto impegnando, abbiamo tempo. No, io veramente ho una grande emozione perché, come sapete, Vicenza è una provincia alpina, la più provincia, la provincia più alpina d'Italia, e riteniamo che sia importante dare la possibilità dopo tanti anni a questo territorio a riavere la dunata con l'ANA. Ringrazio il presidente Favero, ringrazio tutta l'ANA perché siamo riusciti ad ottenerla dopo tanti anni. Il 1991 è stata l'ultima volta che Vicenza ha ospitato la dunata, quindi un grazie di cuore a tutti, vi aspettiamo, sarete ospiti di una bellissima comunità che conoscete molto bene, da fratelli a fratelli. Quindi viva l'Italia, viva il Veneto, viva Vicenza, viva Udine. Grazie. Prende la parola Lino Marchiori, presidente della sezione dell'Associazione Nazionale Alpini di Vicenza. Buonasera Udine, buonasera presidente. È con grande emozione, ma anche con grande senso di responsabilità, che prendo appunto la stecca da Dante Soravito. Grazie, è stato veramente un piacere averla da te, te l'avevo già detto tempo fa. Quindi sono veramente fiero ed orgoglioso di essere qui
di essere rappresentato dal mio sindaco, di avere la rappresentanza della regione e della provincia che tanto anche loro hanno voluto e sostenuto la nostra candidatura e la nostra durata nazionale. Grazie al Presidente Favero, grazie a tutto il Consiglio Direttivo Nazionale che ha creduto in noi, che ha creduto in me come Presidente e al mio Consiglio Direttivo che si sta già preparando per quello che sarà l'evento 2024. Nel 1991 la donata di Vicenza io non ho potuto vederla, molti di voi lo sanno, perché svolgevo il mio servizio militare. Quindi avrò l'occasione di vedere la mia prima adunata nazionale degli Alpini nella mia città con il mio presidente. Quindi avrò veramente questo piacere e questo grande onore. Sono stati 4 giorni, perché sono qui da giovedì mattina, come sai Dante, 4 giorni intensi, emozionanti, ci hanno fatto vedere e respirare una vera aria alpina. Udine e Vicenza, nessuna differenza, alcuni dicono, allo stadio. Ecco. Ed è quindi è con grande senso di responsabilità, come ho detto, ma anche con grande onore e con grande volontà che noi prendiamo questa stecca, ce la carichiamo in spalla e da bravi alpini porteremo a compimento una ottima giornata 2024. Buonasera a tutti, viva gli alpini, viva Udine, viva Vicenza, viva l'Italia. Grazie. Al suono dell'inno nazionale si procede ora alla cerimonia della Maina Bandiera. Con la resa degli onori finali si spengono i riflettori sulla 94esima adunata nazionale degli alpini.
vengono resi gli onori alla bandiera del Comune di Vicenza, decorato di 2 medaglie d'oro al valor militare, e al gonfalone del Comune di Udine, decorato di 1 medaglia d'oro al valor militare, accompagnato dal gonfalone della Regione Friuli Venezia Giulia, decorato di 1 medaglia d'oro al valor civile, che lasciano l'area della cerimonia. Vengono resi gli onori all'avaro dell'Associazione Nazionale Alpini, decorato di 4 medaglie d'oro concesse all'Associazione e che si fregia di 212 medaglie d'oro al valor militare concesse ad Alpini e ai reparti alpini, accompagnato dal Presidente Nazionale Ingegner Sebastiano Favaro, dal Comandante delle Truppe Alpine Generale di Corpo d'Armata Ignazio Gamba, dalla medaglia d'oro al valor militare in servizio Sergente Maggiore Andrea Adorno, e dai vessilli delle sezioni di Vicenza e Udine che lasciano il luogo della cerimonia. La cerimonia è terminata. L'Associazione Nazionale Alpini ed il Comando Truppe Alpine, nel ringraziare tutta la comunità di Udine per l'accoglienza e la calorosa e viva partecipazione, vi danno appuntamento al 2024 per la 95esima adunata nazionale nella città di Vicenza.
e visto che stiamo concludendo, consentitemi un saluto al Servizio d'Ordine Nazionale che è qui davanti a noi, a questi uomini senza i quali questa donata non sarebbe stata possibile. Grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie al Servizio d'Ordine, arrivederci a Vicenza.